În această zi minunată aici la Biblioteca Radu Rosete din Onești, un spectacol extraordinar, un recital la pian de mare anvergură, un maestru al acestui instrument. Vorbim aici de Maurizio Barbaro, un profesor italian, a studiat, are înalte studii în acest domeniu și o să dorim să aflăm câteva lucruri de la dâns. O să vorbesc în italiana mea cât știu eu mai bine. Cum el pianoforte come strumento nella vostra vita? Beh, fa parte della mia vita, la mia vita, nel senso che dopo la famiglia è la cosa più importante ed è un momento di, diciamo, di gioia e anche di tragedia, perché ogni giorno bisogna, come dire, esercitarsi, no? Però è fondamentale, insomma. È la cosa che mi interessa di più, ma quello che mi interessa ancora di più è la musica, non tanto il pianoforte. Il pianoforte è una possibilità di fare la musica, insomma, ecco. Chopin, Debussy, Schumann... Beh... Come avrete sentito questa sera, la gran parte del programma era occupato dalla sonata in si minore di Liszt. E per me è uno degli autori fondamentali e questo pezzo in particolare è forse il punto più importante della musica romantica. Quindi io amo molto Franz Liszt, ecco. Soprattutto questo Liszt, questo tipo di Liszt. E naturalmente Chopin e Schumann sono fondamentali, come anche Rachmaninoff, ma la sonata in si minore di Liszt è un punto d'arrivo per tutti i pianisti, insomma. La Romania è bella per te? È molto bella, ma io mi sento a casa perché vengo in Romania dal 1990 e grazie all'amicizia anche con il maestro Pavel Ionescu e altri amici, spesso mi capita di suonare con filarmoniche rumene, ma soprattutto con la filarmonica di Bacau, sia qui che in Italia, e è sempre un piacere venire qua, è come una seconda casa, insomma, per me. Futuro, altro concerto? In futuro immediato ci sono la prossima settimana, lunedì, un concerto con la filarmonica di Ramnikovic, con un concerto per pianoforte e orchestra di archi, orchestra di corde, e con un pezzo di un compositore americano e poi subito dopo in Italia altri concerti, insomma. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Grazie.